Isavittozzi, buongiorno, in raduno qui al Passo del Foscagno, 2300 metri di quota per voi questo raduno, quindi uno stage davvero in quota. Ciao, sì, è un raduno molto duro per noi perché comunque la quota si fa sentire, abbiamo fatto ormai, questa è la terza settimana, però abbiamo lavorato veramente tanto e pensiamo che questo possa darci qualcosa in più per la stagione che verrà. Quindi speriamo che dia i frutti. Non è facile allenarsi così come si può pensare di allenarsi in quota, perché ci sono degli aspetti fisiologici da tenere ben conto. Ne parlavamo a microfoni spenti, sono davvero tanti i fattori a cui bisogna fare appello. Sì, è importante mangiare bene, idratarsi bene e stare attenti con l'intensità, perché appunto la quota, in quota si fa più fatica, quindi è bene stare nelle zone di intensità. E, io ho lavorato bene, sono contenta, quindi finisco questo raduno con ottime sensazioni e sono contenta così. C'è stato un aspetto tecnico sul quale hai schiacciato il piede sull'acceleratore oppure una preparazione costante? Ma ci sono alcune cose su cui ho voluto lavorare. Io tendo sempre a volermi migliorare anno dopo anno e quindi sto lavorando molto al tiro e anche sulla preparazione atletica, sto cercando di spingermi oltre il limite e vedere se riesco ancora a migliorarmi. Sta andando bene, quindi spero di poter essere performante ancora più della scorsa stagione. Beh, assolutamente sì, sei ancora molto giovane, ancora molto da dare. Per ciò che riguarda la carabina, ci sono stati degli aspetti tecnici da correggere? No, non da correggere, però sicuramente si può sempre migliorare, si può migliorare nella velocità e nella precisione, quindi sto lavorando in questa direzione. Come sta andando con il tuo tiro a terra? Ma bene, devo dire bene. lo scorso anno avevo molti problemi, però ho lavorato veramente duro per tornare al livello in cui volevo arrivare. L'inverno scorso ha dato i suoi frutti, sono contenta delle percentuali che ho avuto, però penso che posso migliorarle e quindi vado in quella direzione cercando di migliorare la percentuale. Lisa, di recente per te la consegna del premio Fair Play Menarini, quindi tanti riconoscimenti per te, forse questo è stato uno tra i più sentiti? Sì, è stato un premio, riceverlo è stato molto emozionante, soprattutto perché è un premio che premia tutti i valori, al di là anche del risultato, ma anche della persona e dello sportivo. Quindi è stato molto, molto bello riceverlo e sono molto orgogliosa. Come procederà la tua stagione? O meglio, come avrai sicuramente anche dei momenti di riposo e di svago e di relax? Ce ne saranno? Oppure da qui testa bassa sino all'inverno? È un'estate molto, molto dura. L'estate è sempre, lavoriamo veramente tanto. Però riesco a prendermi dei giorni di riposo a casa, per me basta solo anche stare a casa e riposarmi e che sono già contenta. Però poi fino ai campionati italiani a Forni avremo un periodo un po' intenso e poi successivamente avremo il solito scaricone che tendiamo comunque abbastanza ad andare una settimanina in vacanza. Quindi mi prenderò quel periodo per riposarmi e poi per guardare agli ultimi mesi che portano alle gare. Lisa, ad inizio settembre tornerai dopo qualche annetto alla Martin Fourcade Nordic Festival. Sì, tornerò quest'anno, sono molto contenta. L'anno scorso non sono riuscita ad andare per problemi di troppe gare. E quest'anno sono veramente contenta perché è una manifestazione molto bella, organizzata benissimo e poi c'è un sacco di gente, quindi il pubblico è veramente folle ed è bello essere lì.
Lisetta, abbiamo vista tra le protagoniste anche la Maratona delle Dolomiti e parliamo di ciclismo. L'Alta Valtellina è terra di passi storici per ciò che riguarda le due ruote, dallo Stelvio anche alla Mortirolo. Abbiamo visto Mirko che in questi giorni ha scalato addirittura e con buoni tempi la Mortirolo. Tu l'hai affrontato? L'affronterai? Mi piacerebbe, però purtroppo sono costretta ai box perché ho sempre problemi alle ginocchia che mi perseguitano da un po' di anni, quindi la bici non la riesco a fare per ora. A spot, diciamo che quando non ho tanti problemi, qualche giro me lo concedo, però poi sono sempre a rimediare le rotture di scatole. Ghiaccio e quant'altro. Quindi purtroppo mi pesa perché io veramente amo andare in bici. E appunto, essendo qua al Foscagno, ci sono tantissimi giri da poter fare che mi pesa non fare, però ahimè. C'è sempre la bici elettrica. Ti Sì. ringrazio, Lisa, grazie per la disponibilità, buon proseguimento di stagione. Grazie.